Chi è Righetto? Il mio migliore amico! Un orsetto. È un orsetto. Tanto carino. Sì. E quando l'hai ricevuto tu il regalo, questo Righetto? Tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Eri piccolo, sì. L'hai ricevuto quasi 5 anni fa. Già. Perché tu quanti anni hai? 5. 5 e mezzo. Quasi. Quasi 5 e mezzo, è vero. Lui è il tuo migliore amico, mi hai detto. Quindi sì. Che significa che è il tuo migliore amico? Che lo tengo sempre accanto a me. Che fa con te? Quando dormi, lui dorme con te? Sì. Quando piangi, lui? Insieme a me. Ti coccola. Mi coccola e mi consola. Ti consola, Righetto. È veramente un bravo amico, Righetto. Ha un cuore proprio al centro, perché lui, Righetto, ha un cuore grande. Ha un cuore grande, Righetto. Sì. Ma questo però sembra troppo nuovo per avere quasi 5 anni. Già. E quindi come fa a essere così nuovo per avere 5 anni? Forse lui è il fratello del vero Righetto. Sì, lo vado e va a prendere, corri, vai a prendere il vero Righetto. Bubù! Ecco qua il vero Righetto. Eccolo come diventa dopo quasi 5 anni. Beh, sembra il fratello. È un fratello un po' più usato. Un po' più usato. Un po' più sporchino, forse. Un po' più sporchi, quasi sempre. Vabbè, però, sai, dorme sempre con te. Ci piangi addosso, ci ridi, sì. Te lo porti in vacanza, sì. Ci fai un sacco di cose, è normale che diventa così. È non proprio vero, vero che è un super pupazzo, sì. Vediamolo bene da vicino, eccolo. L'abbiamo anche lavato? Sì, una volta sì, anzi forse due. Forse due. Diciamoci, di la verità ai bambini, cosa è successo a questo Righetto? Dai, così dai, lo puoi dire? Di. Ti è cascato nella tazza con la pipì una volta. Si è puzzato in fondiccia. Ci credo che puzzava, poverino. Però l'abbiamo lavato per bene. Ed ecco il tuo migliore amico Righetto. Righetto con il suo fratellone. Fratellone. Nuovo. Ma perché hai questi nuovi? Tu lo sai? Perché mamma e papà te l'hanno comprati. Alcuni nuovi, pensando, metti che si perde il Righetto originale, te lo cambiamo. E invece no, non è sostituibile il Righetto originale. Il Righetto originale è lui e vivrà sempre con te, vero? Mm-hmm. Va bene, adesso abbiamo fatto conoscere ai tuoi amici bimbi il tuo migliore amico pupazzo. Evviva Righetto! Ciao bambini! Ciao bambini! Ciao! Anzi, bambini, scusate, non gliel'hanno regalato mamma e papà i Righetti, quelli alternativi? Sì! Chi è stato? Chi te l'ha regalato? Zio Alessandro! Grazie, zio!